Oystercard, dove funziona, come, quando e perché. Come si dice in inglese, the world is your oyster, il mondo è la tua ostrica, sta a indicare che tutte le strade, in questo caso di Londra, sono possibili e aperte davanti a te. È come direbbe Aladdin: il mondo è mio, con quelle stelle puoi giocare. E quindi da questo detto deriva il nome della carta magnetica ed elettronica che serve per girare nella Tube, nell'Overground, nella National Rail, insomma su tutti i treni che circolano per Londra e dintorni. E lo so benissimo che ci sono tante cose da sapere, ragion per cui sei bello attaccato a questo video, perché ve lo assicuro, se prendete carta e penna e iniziate a prendere appunti sulle cose che vi dirò, state certi al 100% che non dovrete andare sbagliando su nessun sito, non dovrete chiedere più informazioni a nessuno, basta che ascoltate questo video fino alla fine. Ma come funziona Oyster, la differenza che ci sta tra Travel Card e Pay As You Go, insomma vi spiego tutto adesso, ok? La Oyster Card si compra in qualsiasi stazione della metropolitana e non solo, si può anche comprare volendo dal tabaccaio. E voi mi direte, chi è il tabaccaio? Non ci sono tabaccai in Inghilterra. Negli off-license, mettiamolo così, negli off-license che sono abilitati possono anche vendere le Oyster Card. E costa veramente poco, giusto 5 sterline, che nel caso in cui poi restituiate nuovamente la Oyster Card, perché magari ve ne volete andare da Londra, vi verranno totalmente restituite e rimborsate. I bambini sotto gli 11 anni non pagano niente, mentre invece ci sono degli sconti per le persone che hanno 15, 16 e 18 anni. Il prezzo è di 10 euro anziché di 5 e dovrete dare una montagna di documenti a TfL. Il TfL è l'ente che gestisce i trasporti a Londra e dovete poi inoltre aspettare più o meno 4 settimane. Sinceramente il mio consiglio è quello di tapparvi il naso e di prendere la Oyster Card per adulti, quella normale. In questo modo non sarete costretti ad aspettare tantissimo tempo. La Oyster Card funziona come Pay As You Go, che significa ricaricabile. Così finalmente vi potete fare un sospiro di sollievo, perché non significa nient'altro che ricaricabile. È come una scheda che dovete ricaricare con i soldi sopra. Voi adesso vi domanderete, ma come faccio a ricaricarci i soldi sopra? Andate con la vostra Oyster Card nelle macchinette, mettete questa Oyster Card nella macchinetta e dopodiché dite quanti soldi volete metterci sopra, vi chiederà questa macchinetta dei soldi o magari la vostra carta di credito, inserite i soldi o carta di credito e vi carica la scheda, niente di più facile. Quindi adesso sapete cosa significa Pay As You Go, in realtà la traduzione sarebbe paga come vai, cioè quindi paga per quello che usufruisci. E poi c'è l'abbonamento, sempre sulla Oyster Card, quindi non è che è diversa la cosa tra Oyster Card, abbonamento e Pay As You Go, è la stessa cosa. Pay As You Go e abbonamento sono le modalità con cui utilizzerete la vostra Oyster Card. Conviene fare la Oyster Card o mi conviene prendere il biglietto singolo, perché effettivamente potete anche prendere il biglietto singolo per ogni corsa? Sì, conviene sempre, specialmente considerando i prezzi del 2005, infatti ogni singola corsa, se non la prendete con la Oyster Card, vi viene a costare 4 sterline e 80. Se la prendete invece con la Oyster Card e con la tipologia di pagamento Pay As You Go, vi costerà 2 sterline e 30. Ovviamente ci sono varie fasce di prezzo in base alla zona in cui uno viaggia. La maggior parte delle attrazioni turistiche si trova in zona 1 e 2, ma la gente generalmente vive in zona 3 e 4. Ci sono diversi orari di punta che costano di più e vengono chiamati peak. Nei giorni feriali l'orario di peak incomincia alle 4:30 del mattino e finisce alle 9:30 del mattino. Mettiamo caso venite a Londra solo per 5 giorni e, supponendo che viaggiate solo in zona 1 e 2, vi conviene fare la Oyster Card Pay As You Go, perché se vi fate l'abbonamento ricopre 7 giorni, quindi in pratica paghereste 2 giorni a vuoto, perché voi state solo 5 giorni, vi trovate? Tra l'altro, la modalità di pagamento Pay As You Go e di viaggio quindi con la Oyster Card prevede nel 2015 un tetto massimo di 6 sterline e 40. Quindi questo cosa significa? Che voi potete utilizzare la Oyster Card in modalità Pay As You Go andando avanti e indietro, cambiando treni, uscendo dalle stazioni, eccetera eccetera, e quando arrivate al totale, quindi immaginate che uscite dalla stazione, quindi pagate un tot, prendete un treno, pagate un altro tot, quando arrivate a questo monte di 6 sterline e 40, automaticamente il sistema ferroviario, quindi di riconoscimento dalla Pay As You Go, vi riconosce la Oyster Card come
abbonamento giornaliero. In pratica voi pagherete in modalità pay-as-you-go 6 sterline e 40 al giorno. E quindi non vi preoccupate, perché se vi state domandando però se io mi faccio il pay-as-you-go e devo cambiare 100 stazioni diverse perché sto viaggiando e voglio andare in 100 musei diversi, voglio vedere tantissime cose, pagherò uno sproposito? No, in realtà no, perché ci sta proprio questo riconoscimento delle 6 sterline e 40, quindi stai tranquillo. Se invece rimanete 6 o 7 giorni vi conviene fare l'abbonamento settimanale, è logico. E adesso facciamo un approfondimento sul pagamento pay-as-you-go in modo tale da non lasciare alcun dubbio. Un singolo viaggio in metro in zona 1 e 2 in orario off peak costa 2 sterline e 30, mentre in orario di peak, sempre zona 1 e 2, costa 2 sterline e 90. Un viaggio in autobus vi costerà 1 sterlina e 50, che voi facciate una fermata o 2000 fermate, vi costerà sempre 1 sterlina e 50. Se cambiate tanti bus e arrivate poi alla soglia delle 6 sterline e 40, il sistema vi riconoscerà ancora una volta il tetto massimo e quindi il vostro abbonamento diventerà giornaliero. Quindi non vi preoccupate, non spenderete mai una cifra smisurata se cambiate 100.000 bus o treni. Arrivate alle 6 sterline e 40, il sistema non vi prenderà più soldi, perché avrete raggiunto il vostro massimo giornaliero. Tutti i tetti massimi o anche cap prices sono diminuiti rispetto al 2014. Infatti nel 2014 costavano 8 sterline e 40, quindi voi quando arrivavate a 8 sterline e 40 il sistema mi riconosceva quindi come giornaliero, un abbonamento giornaliero, mentre invece adesso, come ho detto precedentemente, viene riconosciuto il tetto massimo di 6 sterline e 40, quindi viaggiare a Londra costa relativamente meno rispetto all'anno scorso. Qual è la cosa scomoda di questa modalità pay as you go? Se state in giro per Londra di notte e state tornando magari tutti imbriachi o stanchissimi e avete finito il credito sulla vostra Oyster Card, per dirla in parole povere, siete fregati. Quindi assicuratevi sempre, qualora scegliate questa modalità di pagamento e di viaggio, di avere sempre sulla vostra Oyster Card abbastanza credito disponibile per tornare a casa. E adesso parliamo della Travel Card 7 giorni. Nel 2015 gli abbonamenti settimanali in zona 1 e 2 costano 32 sterline e 10. Con questa tipologia quindi di abbonamento potrete viaggiare limitatamente in zona 1 e 2 sui treni e prendere i bus che vi possono portare in qualsiasi zona di Londra, quindi zona 3, 4, 5 e così via. Il vantaggio di questo abbonamento è che una volta che l'avete acquistato non dovete più pensare a quando lo dovete ricaricare, quindi potete viaggiare in tutta serenità per Londra. Esistono abbonamenti più lunghi di una settimana e sono consigliati per quelle persone che effettivamente vengono a Londra per viverci e quindi non come turisti, ragion per cui esiste sia l'abbonamento mensile che quello annuale. Ma non vi preoccupate, perché in descrizione vi lascio il link dal quale potrete avere tutte le informazioni necessarie per avere la vostra Oyster Card. Spero che questo video ti sia tornato utile, e se ti è tornato utile non mi metti mi piace. Magari ci sta qualcuno che proprio come te sta perdendo la capa notte e giorno sopra qualche forum cercando di estrapolare qualche informazione. Con questo video non tenete scusa, avete tutte le informazioni più importanti per muovervi a Londra, ma raccomando, voglio thumbs up e condividete. Yeah.